Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Beer Factory. Allora ragazzi, questa volta siamo nel gioco e nella sua versione definitiva, nel senso è sempre in early access, però quantomeno è la versione diciamo completa. Ho aspettato un attimino a portarlo perché appena uscito il gioco aveva non pochi bug e non pochi problemi, quindi avevo tentato di registrare un paio di episodi ma si buggavano veramente male e di conseguenza ho aspettato un attimino che pacciassero. L'hanno fatto per fortuna e quindi eccoci qua pronti a partire. Allora, io ho già fatto la diciamo il pezzettino iniziale, cioè quello di ripulire un attimino la stazione, la nostra fabbrica di birra, quantomeno dai sacchi dell'immondizia. Poi mi dice che c'era ancora uno, ma sinceramente non ho assolutamente capito dove sia perché non lo trovo, però vabbè, sarà imboscato da qualche parte, lo troveremo. Allora, innanzitutto mi faccio un caffè ragazzi, perché se no non possiamo correre, non possiamo shiftare fondamentalmente, quindi ci beviamo un caffè e direi che andiamo a comprare un negozio. Allora, il negozio mi dice di comprarlo al negozio di ferramenta questa volta, quindi non sul computer come invece si faceva prima, ma mi dice di andare al negozio di ferramenta, che però no, devo andare proprio dall'altra parte mi sa, eh. Devo andare dall'altra parte, vediamo un attimino dove mi fa andare, penso... No, ma di qua non mi fa passare però. Giovine, scusami, neanche per il cacchio. Proviamo ad andare al computer, vediamo se riesco a comprare dal computer, magari... infatti, si compra tranquillamente dal computer, quindi non ho capito perché mi diceva di andare al negozio di ferramenta. Vabbè, come detto, c'è ancora qualche bug, devo dire che sì, l'hanno patchato, ma devono ancora patcharlo. Vabbè, speriamo che non ci siano bug, insomma, che ci vadano a inficiare completamente la partita, quantomeno spero. Le macchie comunque almeno non sono più buggate, perché erano buggate anche nella versione definitiva diciamo, e quindi sbrilluccicavano, invece adesso vedo che queste almeno le hanno effettivamente sistemate correttamente. Ne abbiamo ancora due da pulire. Va bene, non so perché mi fa andare sempre là a comprare le cose quando invece me le posso comprare comodamente, tranquillamente dal computer, anche perché fisicamente non ci posso andare dal ferramenta, quindi anche volendo se può fa niente. Però va bene, allora questa non la potevo pulire, dovrebbe esserci ancora, non ho capito perché non mi fa più aprire la porta. Non ho capito, ah no, adesso me la fa aprire, ok, perfetto, no, meno male che mi era già pigliato un infarto. Allora qua devo un attimino ripulire, c'è anche un bonus, ruote 3, ok, ne ho già raccolti un po' di bonus in giro in realtà, tutti legati alle ruote, quindi bene così, ah ok, c'era un'altra macchia qua da ripulire, quindi la puliamo già, almeno con le macchie siamo a posto, poi vediamo l'altro sacco dove caspita sta, sempre che non si sia buggato da qualche parte. Allora, quindi acquistiamo un banco degli attrezzi, che è questo qua, quindi lo acquistiamo per 75 bei dollarozzi, ecco qua il nostro banco degli attrezzi e siamo a posto. Allora, abbiamo equipaggiato la cassettina, quindi apriamo il menu di costruzione e mettiamo il magazzino. Io lo piazzerei sempre qua, se me lo fa mettere. Posso... Ah no, ok, con la F, allora facciamo conferma, perfetto. Allora, vediamo di avvitare i bulloni e li abbiamo fatti tutti. Allora, quindi dobbiamo mettere i supporti, per cui vai... Olè, al volo, guarda che lancio. No, questo non è andato mai nella vita, perfetto, adesso sì. Dobbiamo mettere ovviamente le scaffalature, una e una, due, perfetto, ok, vai, perfetto, mamma mia, al volo. Nuova estensione della fabbrica disponibile, ok, ha trovato le sovvenzioni, va bene. Ok, sì, vabbè, fondamentalmente adesso qua ci fa acquistare la nuova estensione della fabbrica, che è quella lì, per mettere per l'appunto il frantoio. Non so perché l'obiettivo me lo mette sempre là dal ferramentano, non lo capisco, è tutto qua dal computer che devo fare. Vabbè, allora, sala macchine, perfetto, acquista, e abbiamo per l'appunto acquistato questo. Ok, poi andiamo a prendere il frantumatore dei cereali, no, quello lo compro con la cassetta degli attrezzi, quindi prendiamo la cassettona degli attrezzi, perfetto. Ah, eccolo qua, dove era la macchia, ce n'è due, qua ci sono i due sacchi,
Bene, bene. Allora, no, però sblocca, mi sa che allora devo prima sbloccarlo di qua. Immagino, madonna quanta roba che c'è comunque. Ok, allora vediamo. No, non me lo dà di qua. Magazzino, computer. No, allora dal cosa devo farlo sempre. Sì, mi sa che devo sempre farlo dal computer. Per cui vediamo. Vediamo dove si fa. Allora, mercato, scaffale, questo no. Ok, aggiornamenti. No, questo l'abbiamo. Ah, macchinario industriale, che pirla. Ok, perfetto, qua abbiamo il nostro frantoio e adesso accettiamo il contratto dal computer. Ok, buona, fatto tutto, perfetto. Adesso devo ordinare un sacco di malto grezzo, qua lo chiama crudo ma in realtà vabbè, malto grezzo. Quindi vediamo, produttore locale, malto, ne devo fare 20 mi sembra. Mi pare di sì, mi pare che siano per l'appunto i primi 20, quindi ordiniamo, tac, no 21, porca miseria, per uno, vaffanbagno, vabbè, ne ordiniamo uno in più, vediamo se me li porta tutti assieme, non sarebbe male. Allora, rimetto un attimo la scopa così finisco di pulire qua la zona, mi sa che è ricomparso il maledetto perché mi stanno aumentando i sacchi della monnezza, ma vediamo, speriamo che me lo faccia pigliare, che non sia... Nuovamente buggato il tizio, il barbone lì che incontriamo nella nostra fabbrica, perché sennò è un problema, sennò è veramente un grande problema. Ok, allora qua l'abbiamo fatto, quindi qua facciamo così, tac, spoiler 0, perfetto, quindi possiamo mettere lo spoiler, non so se al muletto o cosa, perché è chiuso qua che io apro tutte le volte e me lo richiude quando esco e rientro dal gioco, maledetto. Arrivo zio, un attimo che butto via sti sacchi e sono subito da te. Ma è ricomparso lo schifo qua? No, per adesso non lo vedo il tizio. Vabbè, per adesso non lo vedo, niente, c'è sempre quel sacco della spazzatura che non ho idea di dove sia, ma... Vabbè, probabilmente sarà in una zona che ancora dobbiamo sbloccare, immagino, perché qua non lo vedo da nessuna parte. Ok, allora, apri intanto la porta. Perfetto. E adesso andiamo a prendere il nostro transpallet. Ottimo, dovrebbero aver anche sistemato le collisioni e la guida con appunto il transpallet, con le forche, quindi col muletto, insomma, con tutte queste cose qua, perché effettivamente erano un po' in casinate da utilizzare queste attrezzature, quindi speriamo che effettivamente siano sistemate. Se mi vai un attimino più stai fermo, posso uscire di qua? Ok, sì, ecco, non andare indietro, no, ma porca miseria, vabbè, vediamo se è necessario muovere il pallet, solleva, ok, sì, così riusciamo a sollevarlo, perfetto, tac, ottimo, guidiamo un veicolo. Allora, prendiamo questo, quindi solleva, tac, ottimo, blocchiamo il carico, spingiamoci indietro se ce la facciamo. Madonna, qua si incastra sempre con le ruote davanti, devo andare, ma porca, dai... Cioè, ma non è possibile però che mi fai una roba del genere. Io come faccio a uscire? Se mi metti il gradino lì, cioè capisci che io non ci uscirò mai da qua. Perché si blocca con la ruota lì, vedete? Non mi fa passare. E non c'è verso. Quindi mi sa che devo fare... Poi dove è sparito l'altro pallet? Io non avevo un altro pallet con un... Oh, ce l'ho fatta! Zitti, zitti che ce l'ho fatta. Non mi chiedete come. Non mi chiedete come, ma ce l'ho fatta. Mo' proviamo ad abbassare. Ok, ce l'abbiamo fatta senza incidenti, stranamente. Ok, allora fammi guidare questo, via, dai. Buona, posta zio, te ne puoi anche annà. Vai, non so l'altro pallet dove sia finito, ma comunque, vabbè Ah, guardalo dove è finito. Ok, non è sparito l'altro pallet. Non è, ma non mi puoi far sta cosa però, dai. Ma non mi puoi far sta cosa. Senti, se io chiudo, abbi pazienza, se chiudo tutto e ti chiudo la porta qua, è fattibile questa cosa? No, assolutamente no. Non se ne andrà via mai da lì. Vabbè, devo provare a prenderlo con col carrellino qua, perché sennò è un casino. Ma perché mi devono capitare sempre tutte queste cose? Per quale stracavolo di motivo? Mannaggia la miseria.
Perché tutti a me sti bug? Vabbè, allora, poi fatemi sapere se anche voi avete avuto problemi, perché li sto avendo tutti io, e ce l'ho so sfigato, e sì che gli hanno fatto tipo 7-8 aggiornamenti da che l'ho preso, ma vabbè, allora vai, togli, no, non ci siamo mica capiti, ok, boh, perfetto, vai, allora prendiamo il nostro carrellino e proviamo a tirar via quell'altro, ma non riuscirò mai a tirarlo via secondo me. Proviamo ad alzare un po' le forche perché è messo malissimo là sotto. Il problema è che non me lo fa neanche spostare, quindi altrimenti l'unica cosa è provare a che, no, ma lì non ce la farò mai a prenderlo, a meno che non riesco un po' a spostarlo, ma anche perché vedo il camion parecchio sottoterra, quindi non lo so. Cioè dovrei riuscire. What? Non so. Ok, il camion se ne sta andando. Dov'è il mio pallet? Scusatemi. Beh, addirittura? Addirittura proprio? Va bene, vabbè, lo portiamo così. Ok, portiamo a mano, va. Abbiamo capito che lo portiamo a mano e forse è la cosa migliore. Anche il pallet me lo porto a mano, va. Fan bagno, guarda, tiro su a braccia e via. Oh, là, così sì che si lavora. Così sì che si lavora. Devo farmi un altro caffè perché se no questo inizia a sbroccare. Allora, quindi mettiamo qua il pallet, poi accendiamo, puliamo, perché dobbiamo... la maroncina, 8000 sacchi mi fa fuori questo, vabbè. Allora, tira là, perfetto, poi vediamo di buttare via tutti sti sacchi, perché sennò qua c'è uno schifo. Devo capire anche se si potrà mai mettere un altro bidone della spazzatura di quelli grossi magari dall'altra parte, perché se poi ci ingrandiamo con la ditta fa avanti e indietro questi sacchi, è una rottura di palle mostruosa, a meno che io non possa assumere un pulitore, qualcuno che mi tenga un attimino pulita la fabbrica, perché sennò ho paura che con tutti gli scarti, insomma, che poi facciamo dai vari macchinari sia un bel casino, insomma, quindi speriamo, ragazzi, speriamo. Allora, boh, buttiamo anche questo, intanto inizio a portare dentro questo che tanto ci servirà poi dentro per recuperare il malto raffinato. No, io spero, ragazzi, che lo sistemino, perché come detto, me l'avete scritto anche voi, è molto intrigante come titolo, e se lo sistemano bene può diventare veramente un bel simulatore molto divertente, però devono veramente sistemarlo bene, cioè tutti questi problemi qua non ci devono ovviamente essere. Allora, questo io me lo piazzo già qua, così almeno è già bello che è pronto. Accendiamo quindi la macchina in corso power. Ah no, ok, ma l'ho già... No, devo azionarlo di qua. No, sta già andando, perfetto. Allora, sta già andando, quindi metti su. E adesso senza operaio ovviamente è un po' lunga la cosa, perché li devo mettere io a mano, quindi non è proprio una cosa semplicissima, però d'altronde la prima volta bisogna far così per forza, poi già dall'incarico successivo avremo il tipo che almeno ci carica i sacchi e sicuro ci tira via un po' di lavoro. Quindi carichiamo intanto il macchinario con tutti i nostri sacchi, tac, perfetto, ok, bisogna stare anche qua attenti a metterli bene, perché sennò si incastrano nella macchina ed è un cacchio di casino. No, devi mettermelo giù, perfetto. Ok, io spero solo che quel tizio si faccia vedere il meno possibile. Allora, diciamo, nella modalità definitiva del gioco potete anche scegliere all'inizio se togliere il barbone che vi rompe le balle, però il problema è che il barbone ogni volta che lo sconfiggete praticamente vi può dare anche dei bonus. Quindi come ha fatto questo a finire qua? Spiegamelo, scusa, perché non lo so, vabbè. Quindi me lo vorrei tenere il barbone, sinceramente, perché comunque dandoci bonus non è male, perché comunque ci dà un bel aiuto. Allora, mi dice di acquistare un carrello elevatore? Sì, lo faremo, ma prima voglio sparar fuori per benino tutti i sacchi raffinati, così almeno siamo a posto, e poi mettiamo gli operai, anche perché sono molto curioso, ragazzi, in sto titolo di capire quanto è poi avanzata anche tutta la parte della gestione proprio della fabbrica. Intanto vorrei capire l'automazione, cioè quante persone possiamo assumere, quale ruoli gli possiamo dare, perché poi noi dovremmo gestire appunto tutta la parte delle spedizioni, quindi
volevo anche capire questa cosa qua, per cui mi piacerebbe per l'appunto farci una bella seriozza in modo da spippolarcelo un attimino per benino, per cui mi raccomando, se insomma voi siete interessati a seguire questo titolo, spolliciate, che tanto non vi costa nulla, almeno mi fate capire insomma che il titolo effettivamente vi interessa. Quindi sti sacchi intanto li portiamo, così almeno siamo a posto. Madonna, pesano un casino. Allora, qui sta un carrello elevatore, niente, il punto della missione non so perché me lo dà sempre di là. Questo potrebbe essere un problema successivamente, speriamo che anche qua magari qualche patch sistemi questo errore. Vediamo se me li piglia. Sì, per fortuna me li ha pigliati anche senza bisogno del carrello elevatore, quindi questo te lo posso lasciare qua e andiamo appunto a acquistare un carrello elevatore, così mi faccio anche un caffeuccio che male non fa. Allora, quindi investitore, contratto, mercato, dove cacchio sarà, aggiornamenti, no, negozio, ok, e lo acquistiamo. Perfetto, allora il carrello forche l'abbiamo sbloccato, fatemi bere un caffè così almeno posso correre, e dobbiamo andare fondamentalmente a trovare la prima forca, che però vabbè sappiamo... Ah, guardalo qua dove cacchio era il sacco che non trovavo, vedi che era qua, vai, vola, bello, ok, c'è anche la cosa di propano, benissimo, così abbiamo comunque anche la ricarica nel caso per il nostro carrello elevatore, e ok... Benissimo, allora dobbiamo concludere anche il contratto, ottimo, così andiamo a utilizzare questo contratto, conferma, e perfetto, abbiamo ricevuto 611 dollarozzi, 28 punti di reputazione, che male assolutamente non ci fa. Allora, i pendenti ancora non me li fa sbloccare, controllo il carrello elevatore, ok, esporta la prima produzione. E va bene, sì, qua lo scendiamo, ok, questo è rimasto comunque tutto uguale. Va bene, allora, quindi qua devo vedere il contratto successivo, però devono passare tot secondi per poterlo accettare. Poi, come vediamo, potremmo accettare anche più contratti contemporaneamente, quindi non è male. Allora, 28 sacchi di malto grezzo, ok, va benissimo con 28 sacchi, perché uso un po' un computer, un po' quell'altro, non lo so, ma vabbè, lasciate perdere. Allora, 28 ne devo fare, quindi ne iniziamo a prendere 28, ragazzi, peccato che non mi fa mettere però già il dipendente, perché mi sarebbe effettivamente servito, mi sarebbe servito tantissimo, devo dire. Allora, io per prendere le cose quasi quasi utilizzerei però quello motorizzato, perché con questo qua mi rimango sempre incastrato, quindi boh, proviamo a utilizzare quell'altro e vediamo se ce la facciamo. Più che altro non so se ce la faccio a salire sul camion, sinceramente non ne ho veramente idea. Pepito sorella, dai, tira giù tutto, apri la porta intanto, e ok, allora iniziamo ad andare su, accendi. Allora, vediamo se ce la faccio a prenderlo con questo, che non, secondo me no, perché è troppo grosso, non ce la farò mai. No, con questo qua non ce la farò mai, secondo me. Beh, no, però in realtà non devo neanche uscire, basta che mi metto qua, alzo le forche, tanto questo ci arriva ad alzarle fino a sopra, no? In teoria sì, in teoria ce la fa, però mo le devo abbassare un bel po', perché qua saliamo. Però facendo così... sì, vedi che ce la faccio e me lo carico così. Solleva, tac, andiamo indietro e ce l'abbiamo... No, solleva ancora un zig, bravo. Perfetto, comodissima sta cosa. Però quello dentro no, quello lo devo sicuramente prendere col carrellino, quello piccinino. Però vabbè, non è un grande problema. Allora, facciamo una cosa, quindi... fai così, allora spegni un attimo, scendi, dammi questo, me lo metti qua per intanto, così ce l'abbiamo, ottimo, questo lo andiamo a mettere qua, quindi abbassiamo le forche, tac, ok, ce lo mettiamo bello vicino così almeno siamo a posto, sganciamo e ce ne possiamo anche andare. Allora, questo lo lascio qui, ottimo, vado a prendere a sto punto quell'altro prima che... Il tizio qua col camion magari se ne vada, che non si sa mai. Quindi andiamo indietro, facciamo così e facciamo così. Ok, buona. Perfetto, perfetto. Dai, 28 non sono tanti, sono 8 in più di prima, quindi
Vediamo di farli tutti, va, in questo video, così magari nel prossimo gameplay iniziamo a assumere il primo operaio e ci portiamo un po' dove eravamo fondamentalmente con la fine del playtest, insomma. Perfetto, tech, ottimo. Allora adesso dovrei avere anche più rincorsa, quindi non mi dovrebbe essere difficile come prima raccattare, cioè uscire da qua, spero. Spero quantomeno che tira su, perché prendo un po' più di rincorsina. No, ma manco per il cacchio. No, cioè non riesco neanche a uscire con la prima ruota, non riesco a uscire, seriamente. E questo è un bel problema, questo ragazzi lo devono sistemare, perché non è possibile che io non riesca a uscire con sto cacchio de carrello. Non è veramente possibile, ragazzi. Oh, dai che ce l'ho fatta, dai. Con una ruota sì, mo te voglio. Bisogna zizzagare, sì, bisogna zizzagare tantissimo. Per riuscire a uscire bisogna veramente zizzagare tantissimo. Abbassalo. Ok. Tac, perfetto. Dai, ce l'abbiamo fatta. Sì, dovete fare a zigzag fondamentalmente, perché se no rimanete incastrati e non ve la cavate mai più nella vita. Per cui è veramente un bel casino. Allora, in ogni pallet comunque ci stanno 24 sacchi, perché io ne ho ordinati 28 e qua ne sto portando 4, quindi vuol dire che in quell'altro ce ne sono ovviamente 24, per cui va bene. Adesso gli dobbiamo portare due pallet poi al furgoncino, però non è un grande problema. Ma io non lo posso mettere qua, no, infatti no, non me lo fa mettere, quindi questi li carichiamo e li mettiamo direttamente così. Perfetto, allora per adesso non vedo accumularsi sporco, quindi siamo riusciti anche a pulire completamente la nostra fabbrica. Ciò vuol dire che il tizio per il momento non è ancora comparso, quantomeno per il momento. Mamma mia, comunque che comodità che è l'operaio che fa sto lavoro qua, perché farlo noi è veramente una rottura di balle. Però vabbè, all'inizio in realtà è solo per poco. Guarda questo che si incastra, e quello va malissimo. Quello, se si incastra lì, va malissimo. Questo ce la fa andare su? Sì, dai, c'è. What? No, non mi stai dicendo questo, vero? No, non mi stai dicendo questo, vero? No, non mi dite che mi è sparito completamente tutto il carico di pallet. Dove è andato? Dove stracacchio è andato, ragazzi? Dove stracacchio è andato? Ma non ci credo. Cioè, ma non ci credo mai nella vita. Io spero che me l'abbia caricato in automatico tutto a sto punto. Secondo me no, assolutamente no. Vediamo quanto ne esce, ragazzi. Vediamo quanto ne esce. Se no, vabbè, quello che esce, esce. Il resto vedrò di finirlo io off camera, perché... ok, pensavo e speravo che avessero patchato un po' tutti gli errori. Ma no, mi sa che me l'ha caricato tutto, ragazzi. Perché io non ne avevo caricato così tanto, credo. No, non me l'ha caricato. No, l'ho perso. No, ragazzi, l'ho perso assolutamente. Non esce più. Non esce più assolutamente. Ho preso solo questo. Vabbè, iniziamo a caricargli questo, così vediamo quanti sono. Almeno prendo la rimanenza. Mi girano altamente le balle che ho perso completamente tutto il carico, fondamentalmente. Quindi è un bel problema, ragazzi. Quindi è un bel problema, perché se c'è sti bug che mi fa perdere cose e soldi, è un bel casino. Diventa complicato. Io intanto porto questi. Poi, allora, off camera cercherò di finire almeno questo contratto, perché tanto sono 28 sacchi. E magari intanto vedo con questo ulteriore episodio, se comunque una serie vi può interessare tutto. Se fosse così, magari lascio passare ancora qualche giorno, nella speranza che gli sviluppatori sistemino ulteriormente questi bug e questi problemi, perché ne abbiamo 11 su 28, quindi devo fare gli altri. E va bene, solo che devo far arrivare nuovamente il camion, devo riscaricare smadonnando appunto i pallet, e quindi insomma riprendere tutti quelli che mi mancano, per cui sì, devo per forza fare questo lavoro qua. Va bene, allora facciamo una cosa, ragazzi. Io per intanto questo me lo piazzo qua, vedo ricaricando la partita, magari ricompare. Ma perché? Ma dove vai? Ma porca, ma io non ci, cioè,
perché adesso i pallet hanno preso. Esci da questo pallet cortesemente, io ti esorcizzo. Io ti esorcizzo. Non posso lasciare. Ah, lascialo cadere con G. Oh, ok, no, meno male, perché lanciandolo sembra che ci sia la pista di ghiaccio praticamente qua per terra. Niente, comunque, vabbè, quegli altri li ho persi tutti. Questo mi fa girare non poco le balle. Quindi, vabbè, io comunque inizio con questo primo video, perché così almeno vedo un attimino cosa ne pensate. Poi, come detto, lascio passare qualche giorno. Sono problemi che sicuramente risolveranno. Per cui, come detto, magari per il secondo episodio faccio passare qualche giorno in modo che rilascino qualche ulteriore patch. Nel frattempo, ragazzi, voi comunque fatemi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, lasciate un sacco di like. Niente, il pallet continua ad andare per i fatti suoi, non sta fermo neanche lasciandolo. Ma non ho capito, mi hanno messo la cera sul pavimento, non me ne sono accorto. No, continua a viaggiare, ragazzi, non sta fermo. Cioè, come lo tocco va per i fatti suoi in una maniera esagerata. Niente, devo prenderlo con questo e mollarlo giù e vedere se magari con questo resta. Vabbè, ragazzi, fatemi sapere. Comunque, mi raccomando, lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!